Oppure si possono fare degli esempi nei quali è necessario e indispensabile usare questa parola, che chi di noi non l'ha usata nella vita perlomeno 20.000-30.000 volte, insomma, no? Anche persone coltissime, magari religiose, però insomma a volte te la levano proprio dalla bocca. Ti arriva uno a 200 all'ora, conto, e dice, oddio, ma che devo dire, tu, i capelli dritti e inchiota a 10 centimetri dalla scarpa. Che cosa gli vuoi dire? Ehi tu, incauto, non puoi fare altro che dirgli, che gli per più puoi premettere alla parola un A, no? E poi se vuoi completare il concetto, metti la mano a cucchiarella, la metti vicino alla bocca e fai tutto insieme. A stronzo, per forza, è il minimo. Contadino a vuoto terza. Forse però Peto, mi è venuto Peto. Visto, è venuto Peto. Fammi un'altra. Contadino a vuoto quarta. Forse però preto. Ma no, ma è tosta. Numero un perca. 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 Ma non perché? Non desiderare la donna d'altri, tanto rompe i coglioni come la tua. I primi tempi che convivevamo, bastava che la vedevo, che lei entrava in bagno per caricare la lavatrice, sai, la posizione era questa, mi arrapava, mi chiudevo in bagno su facciamo l'amore anche per un'ora e un quarto. Adesso la stessa cosa, dopo 16 anni vedo che ogni tanto sta per mettere i panni nella lavatrice, vado da dietro, pum, gli do un calcio al culo, la butto dentro la lavatrice. Lei dentro la lavatrice, fammi uscire! Oddio, mi fa male la gola. Che sarà? Sarà stato l'air conditioning sul jumbo. Mi sento tutto gonfio. Tocca a poi, c'ho un bozzetto. Che è, una cisti? No, non è niente, amore. Oddio, ecco, c'ho pure un po' di sudarella. Mannaggia, che sarà? Io non ho mai conosciuto una donna che fa la cacca tutti i giorni, non c'è. Le vedi qua in Vittorio Emanuele blu, sembrano degli avatar, cammino così. È 3 mesi che non cago, 3 mesi. Quando le scappa vanno dalla migliore amica, non la fanno in casa perché si vergognano. Ti prego, fammi andare in bagno. Vanno, fanno 3 palline, tin, tin, tin. Escono, madonna come son libera. Noi maschi quando andiamo in bagno, occhiali da saldatore, 6 gazzette dello sport, l'iPad. Io il venerdì dico a mia moglie, ci vediamo lunedì pomeriggio. Poi finito di farla, siamo orgogliosi, guardiamo dentro, guarda che roba! C'è gente che si fa il selfie! Un pesce siga! Perché ride? Ma perché ride? Un pesce siga! Allora, a dispetto di quello che può pensare lei, il pesce sega non è un pesce solitario, ma è un pesce che ha il muso fatto a sega. Un pesce sega? Sì, il pesce sega, sì. Ah! Oh. Vabbè, però ragazzi, non si può andare avanti. Tu ce l'hai duro sempre? No, no, aspetta. Se vuoi... mi stai dicendo che tu ce l'hai duro sempre, adesso ancora. Adesso. Vabbè, adesso. Barbara. Adesso. Oh, dare dare te, ma tu cure manguda. O te mangu che caduta. Ho comprato un bel vaso di Murano, che strano, che strano. Ho comprato un bel vaso di bronzo. La parola è stronzo, ovviamente, che sta sul vocabolario, sul devoto Oli, c'è scritto sterco a forma cilindrica, però per traslato, epiteto che si usa per persone imbecilli, cretine, inette, incolte. No, io non sono d'accordo, perché stronzo, anche una persona colta può essere, anzi, a volte più soccolti, non è una legge, però insomma, ecco, ora questa frase... A questa parola noi romani abbiamo dato tali significati sfumati che non la puoi dire con un'altra parola, dice, vuol dire solo quello, non c'è niente da fare. Tu dici, è stupido, no. Si può arrivare a cercare di capire il significato con degli esempi, uno buca con la macchina, buca per strada, mette il cric, alza la macchina, leva la ruota, i 4 bulloni della ruota gli vanno a finire dentro una voragine. E se...
papà, quel signore ha detto culo. No, non si dicono queste cose. Mica ho detto io, papà, l'ha detto quel signore. Ha detto culo. No, ha detto gufo. E che è gufo? Gufo è un uccello che vive di notte. E perché vive di notte? Perché di notte trova il sostentamento. E che è il sostentamento? Beh, quello che è da mangiare, da bere. E così mangia i topolini. Che mangia? Mangia i topolini. E perché mangia i topolini? Beh, mica solo i topolini, mangia anche le piccole lucertole, le cose. E perché mangia le lucertole? Beh, le mangia perché gli piacciono a lui. Vabbè, ma e di notte come le vede? Beh, di notte le vede perché i gufi hanno l'occhio che ha detto culo e ha detto... Signori, guardate attentamente che cosa sto facendo, eh? Niente, ma lo sto facendo molto bene. Di quella puttana. Vabbè, ma non dire niente, non dire niente. A Natale puoi fare quello che hai fatto a marzo, sai, sul balcone a cantare col pigiama sempre uguale, col cane da pisciare e gridare andrà tutto bene. Fermi tutti, questa è una rapina, tutti sulle mani. Su una mano, sull'altra mano, anzi la metto nell'ano, l'altra la metto sulla fronte, guardami, guardami, sono un rinoceronte. Ciao bella! Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani e tornare un po' distanti dopodomani ed abbracciarci più forte fra una settimana. E più mi vorrai e meno mi vedrai, e meno mi vorrai e più sarò con te. Attenzione. Stacchiamo la Calabria dall'Italia. Non diciamo... Ma non a parole come quella cazzata in mano degli inglesi. Usciamo, non usciamo, esci prima tu, non esci prima io. Non ho capito. Esci noi. No, signori. Stacchiamo proprio la Calabria dall'Italia. Sì. Rullo di tamburi. No, ma no, no. Signore e signori, facciamo la Cala Brexit. Applauso! No, ma no, ma no, ma no! La Cala Brexit, no! Ma come si fa? Ma non è che la... Come fa? La Cala Brexit è il Regno Disunito. Stiamo, cioè, in mente, cioè, stanno in un barco. Sì. Scavando un canale sopra Cosenza. Ma no! Uniamo Ionio e Tirreno e facciamo il canale di Piluez. Beccato! Se stai vedendo questo video, significa che non stai facendo un cazzo! Salutami almeno! Batti le mani, stucca le dita, umore alto, tutta la vita. Batti le mani, stucca le dita, umore alto, tutta la vita. Batti le mani, stucca le dita, umore alto, tutta la vita. Batti le mani, stucca le dita, umore alto. Vediamo se riesco a fare un cuoricino. Se ci riesco, me lo metti pure a me. Non dobbiamo mollare, è un periodo che passerà. Ve lo assicuro, state vicino ai vostri cari, non ci fatti i cazzi tuoi.